Ciao, in questa lezione introduciamo una nuova figurazione ritmica, ovvero i sedicesimi, e studiamo varie formule di accompagnamento ritmico in sedicesimi. I sedicesimi o semicrome sono figure musicali della durata di un sedicesimo rispetto all'unità che è il 4 quarti. Questo vuol dire che possiamo completare una battuta di 4 quarti utilizzando 4 figure da un quarto ciascuno, ovvero semiminime, 8 figure da un ottavo ciascuno, ovvero crome, o 16 figure da un sedicesimo ciascuno, ovvero semicrome. Andiamo a vedere come sono distribuiti gli accenti all'interno di una quartina di sedicesimi, che è il gruppo di note che possiamo utilizzare per completare un movimento di un quarto all'interno di una battuta di quattro quarti. Gli accenti sono distribuiti con un accento forte sul primo sedicesimo, un accento debole sul secondo sedicesimo, un accento mezzoforte sul terzo sedicesimo e un accento debole sul quarto sedicesimo. La conoscenza della distribuzione degli accenti all'interno della quartina dei sedicesimi è particolarmente utile quando applichiamo appunto i sedicesimi alla pennata ritmica, ovvero al movimento della mano destra. Infatti, all'interno di una battuta di quattro quarti abbiamo due livelli di accentazione. Un livello di accentazione che riguarda la battuta nella sua totalità e un livello di accentazione che riguarda i sedicesimi all'interno di ognuno dei movimenti della battuta. Se consideriamo quindi la battuta nella sua totalità, abbiamo un accento forte sul primo movimento, un accento debole sul secondo movimento, un accento mezzo forte sul terzo movimento e un accento debole sul quarto movimento. Questa stessa distribuzione di accenti, ovvero forte, debole, mezzo forte e debole, come abbiamo visto, si riproduce all'interno della quartina dei sedicesimi all'interno di un singolo movimento della battuta. Questo vuol dire che quando eseguiamo appunto la pennata ritmica, ovvero eseguiamo i sedicesimi con la mano destra, dovremo rispettare questi due livelli di accentazione all'interno della battuta, ovvero dovremo enfatizzare le pennate che corrispondono ai movimenti forti e avere meno enfasi quindi sui movimenti che hanno appunto accenti deboli. Dal punto di vista della pennata ritmica, possiamo quindi rendere la differenza di volume fra un accento forte e un accento debole o un accento mezzo forte utilizzando quindi una diversa tecnica esecutiva nell'eseguire appunto le corde. E in particolare, se eseguiamo l'intero tono delle corde, produciamo il massimo volume possibile. Se invece seguiamo una parte del telo delle corde, e questo vale sia se eseguiamo una pennata in giù che una pennata in su, possiamo quindi diminuire il volume della sonorità che produciamo. Questo differente modo di colpire le corde, quindi, ci è particolarmente utile nell'esecuzione dei sedicesimi per rendere appunto la corretta esecuzione degli accenti. Andiamo quindi a eseguire questa figurazione di sedicesimi continui, ovvero 4 gruppi di 4 sedicesimi ciascuno, con un metronomo a 50 battiti per minuto e utilizzando come accordo di riferimento l'accordo del Mi maggiore. Come si può sentire, quindi, ho eseguito una pennata piena, ovvero colpendo tutte le 6 corde della chitarra, sul primo e sul terzo movimento della battuta, mentre tutti gli altri sedicesimi erano eseguiti con una pennata parziale, ovvero colpendo unicamente la parte alta del telo delle corde. Ok, prima di andare avanti a studiare altre figurazioni in sedicesimi, vorrei introdurre una struttura accordale che utilizzeremo per il resto della lezione per rendere più interessante l'esecuzione di queste figurazioni ritmiche. Questa struttura accordale è basata su una cellula di due battute con accordi della durata di due quarti, quindi avremo un cambio di accordo sul primo e sul terzo movimento di ogni battuta. I tre accordi utilizzati in questa progressione sono scelti in maniera tale da minimizzare il movimento della mano sinistra. E inoltre questi accordi hanno tutti il basso sulla sesta corda, il che ci permette quindi di concentrarci sul movimento della mano destra, in quanto la nota fondamentale dell'accordo sarà sempre localizzata sulla sesta corda. Andiamo quindi a vedere gli accordi contenuti in questa progressione. Abbiamo il Mi maggiore ad 9, che ci è familiare. Gli altri due accordi utilizzati nella progressione sono accordi che non abbiamo ancora incontrato nel corso di chitarra moderna. Ho deciso di utilizzarli in quanto sono particolarmente convenienti dal punto di vista della riteggiatura e ci permettono appunto di muovere la mano sinistra il meno possibile. Li vedremo in dettaglio in una delle prossime lezioni appunto del corso di chitarra moderna. La riteggiatura quindi del prossimo accordo è questa. L'accordo è un La minore sesta nona con il basso di Mi. L'accordo successivo è un accordo di Do diesis minore settima bemolle 5, che come sappiamo si forma dall'armonizzazione a quattro voci del settimo grado della scala maggiore. La diteggiatura è questa.
Quindi ricapitoliamo i cambi di accordo. Ok, andiamo quindi a eseguire nuovamente la figurazione ritmica in sedicesimi, applicandola appunto a questa nuova struttura accordale. Ok, andiamo adesso a studiare alcune altre figurazioni ritmiche in sedicesimi. Un modo interessante per creare appunto varietà e nuove figurazioni ritmiche è quello di partire da una quartina in sedicesimi e omettere uno o più sedicesimi all'interno della quartina. Se ad esempio omettiamo il secondo sedicesimo all'interno di una quartina di sedicesimi, otteniamo in pratica una figura composta da un ottavo più due sedicesimi. In pratica, se partiamo dalla quartina di sedicesimi, dovremo quindi omettere la pennata in su che corrisponde al secondo sedicesimo per ottenere la figurazione ritmica composta da un ottavo più due sedicesimi. Andiamo quindi a eseguire questa figurazione ritmica con un accordo del Mi maggiore. Come si può sentire, anche in questo caso ho utilizzato la tecnica esecutiva, eseguendo l'intero telo delle corde sugli eventi ritmici importanti, ovvero il battere di ogni movimento, in particolare il battere del primo e terzo movimento, e unicamente il telo alto delle corde, quindi l'esecuzione della parte alta delle corde, per tutti gli altri sedicesimi. Ok, andiamo quindi adesso a applicare questa stessa figurazione ritmica alla struttura accordale che abbiamo utilizzato in precedenza. Ok, un'altra variazione della figurazione ritmica in sedicesimi è quello di omettere anziché il secondo sedicesimo, il quarto sedicesimo. In questo caso quindi otteniamo una figurazione ritmica speculare di quella che abbiamo appunto appena eseguito, ovvero avremo due sedicesimi seguiti da un ottavo. Quindi se pensiamo appunto alla quartina di sedicesimi, la pennata che dovremo mettere sarà la pennata numero 4, ovvero la pennata che corrisponde al quarto sedicesimo. Ok, andiamo quindi a eseguire questa figurazione ritmica con un accordo del Mi maggiore. Ok, applichiamo adesso la stessa figurazione ritmica, aumentando la velocità metronomica e utilizzando la struttura accordale che abbiamo appunto utilizzato in precedenza. Ok, andiamo adesso a studiare un'altra variazione di figurazione in sedicesimi. In particolare, in questo caso mettiamo non soltanto un sedicesimo della quartina, ma due sedicesimi, ovvero il secondo e il terzo sedicesimo. In questo caso, quindi, delle quattro figurazioni in sedicesimi della quartina, eseguiremo unicamente il primo e il quarto. Quindi, partendo da una quartina in sedicesimi, dovremo mettere la pennata numero 2 e 3. Ok, andiamo quindi a eseguire questa figurazione ritmica a una velocità metronomica di 50 battiti per minuto e su un accordo del Mi maggiore. Ok, ancora una volta quindi utilizziamo la stessa figurazione ritmica, ma applichiamola sulla sequenza di accordi che abbiamo appunto utilizzato in precedenza. Ok, le figurazioni ritmiche che abbiamo considerato fino adesso prevedevano unicamente sedicesimi o combinazioni di ottavi e sedicesimi. Nella prossima figurazione ritmica combiniamo quarti, ottavi e sedicesimi. E
L'importanza di questa figurazione ritmica è che vorrei mostrare come, quando abbiamo appunto una combinazione di differenti figurazioni ritmiche all'interno di una stessa figurazione, la pennata deve muoversi alla velocità della figurazione ritmica più breve. Ovvero, se abbiamo quarti, ottavi e sedicesimi, la figurazione ritmica più breve è il sedicesimo. In particolare, in questo caso, abbiamo una figura di un quarto sul primo movimento, due figure di ottavo sul secondo movimento e due gruppi di quattro sedicesimi. Questo vuol dire quindi che dovremo muovere la mano destra in sedicesimi, in quanto appunto i sedicesimi sono la figurazione più rapida della nostra figurazione ritmica. Come si può notare, quindi l'incedere dalla mano destra in sedicesimi continui e dovremo rendere quindi le figure da un quarto e da un ottavo omettendo alcune pennate. Studiamo adesso un'altra variazione dello stesso concetto, in cui spostiamo la prima quartina di sedicesimi sul secondo movimento e la coppia di due crome sul terzo movimento. Come si può notare, quindi, anche cambiando la disposizione delle figure all'interno della battuta, il concetto rimane analogo e la mano destra si continua quindi a muovere in sedicesimi continui, che è la figura più rapida della nostra figurazione musicale. Ok, per completare la lezione vorrei seguire una serie di figurazioni ritmiche che combinano ottavi e sedicesimi per ricapitolare appunto i concetti che abbiamo appunto espresso durante la lezione. Eseguiremo queste figurazioni ritmiche due volte e in successione e applicandole alla struttura accordale che abbiamo appunto eseguito precedentemente durante la lezione. Come si può notare, quindi, l'introduzione dei sedicesimi aumenta drammaticamente la varietà di figurazioni ritmiche che possiamo ottenere combinando fra di loro quarti, ottavi e sedicesimi. Il consiglio, quindi, è di studiare tutte queste figurazioni ritmiche in sedicesimi e di applicarle alla struttura accordale che abbiamo appunto studiato durante la lezione. In una delle prossime lezioni, inoltre, introdurremo il concetto di sincope in sedicesimi, che espande ancora di più la varietà di figurazioni che possiamo ottenere appunto utilizzando i sedicesimi. Ok, per questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!